sulle droghe sintetiche le fasce giovanili sono le più interessate proprio per quel pizzico di incoscienza. Siamo negli uffici della Direzione Centrale Servizi Antidroga, un organismo interforze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, nato 40 anni fa per coordinare le indagini insieme alle polizie dei paesi maggiormente impegnati a contrastare il narcotraffico. Broker appartenenti a clan albanesi o a clan di 'Ndrangheta che operano nelle zone di produzione e facilitano l'importazione di grossi carichi di sostanze stupefacenti fino alle nostre piazze di spaccio. Determinante dunque la cooperazione tra stati, la condivisione delle tecniche investigative e le operazioni sotto copertura, elementi fondamentali per l'avvio delle indagini transnazionali. In Italia rimane un paese consumatore principalmente di cannabis, quindi hashish e marijuana, seguite dalla cocaina, ma negli anni sono aumentati anche l'uso di sostanze come droghe sintetiche, come cannabinoidi sintetici e metanfetamine, anfetamine, e ovviamente il traffico e il consumo di queste sostanze viaggia sulle reti web, su piattaforme criptate. Come metodo di investigazione, pertanto, bisogna adottare tecniche differenti.